Buonasera a tutti, benvenuti a questo webinar di oggi, lunedì 22 maggio 2017 alle ore 18 come di consueto. Oggi è un webinar molto molto particolare perché stiamo trasmettendo dalla sede maltese di investire.biz. Qui con me il neo assunto, come tanti di voi già sanno, Riccardo Zago, al quale do il benvenuto. Benvenuto Riccardo. Grazie mille Luca, sono molto, veramente molto molto contento di parlarvi qui da Malta. Questa sera avremo veramente co molte cose da vedere sia in ambito azionario ma anche in ambito di cambi valutari, ma non solo, anche degli indici. Quindi io direi che possiamo iniziare subito a vedere qualcosa. Luca, cosa dici? Possiamo iniziare dal Forex o passiamo inizialmente per le azioni? Allora, dobbiamo cominciare, dato che abbiamo fatto una promessa a tutti i nostri ascoltatori, dal mercato azionario. Infatti abbiamo preparato un super speciale sul titolo Cominar, che è un titolo che tante persone che seguono investire.biz hanno in portafoglio. Siccome ci sono tante persone nuove, soprattutto dopo il grande evento che c'è stato a Rimini, collegato al trading online, oggi abbiamo davvero tantissime appunto nuove persone, nuovi amici che si sono uniti al sito di investire.biz. Quindi, per chi appunto non conoscesse Cominar è un'azione. Un'azienda canadese quotata sul mercato canadese che ha una particolarità molto interessante. Ha un dividendo molto molto alto perché per legge questo tipo di azione, che appunto si chiama REIT, vuol dire Real Estate Investment Trust, deve distribuire tutti gli utili tramite il dividendo. E la particolarità di questo trust, di questa azione, di questa azienda, è che tutti i mesi distribuisce questo dividendo. Quindi noi l'abbiamo scoperta ormai tanto tempo fa, era l'ottobre 2015, e da allora tutti i mesi puntualmente ha pagato il dividendo. Quindi cosa sta succedendo? Noi l'avevamo scovata in area 14, 14 dollari e mezzo appunto nel periodo di ottobre del 2015. Ora i prezzi sono particolarmente bassi perché, come vediamo, appunto il prezzo nell'ultimo dato disponibile è di 13,19 dollari canadesi per azione. Quindi chiaramente il prezzo è sceso di molto. Questo può rappresentare un'opportunità perché in questo caso vediamo che addirittura il rendimento in questo momento per chi comprasse ora questo titolo è di 11,14 euro. Chiaramente abbiamo voluto fare uno speciale perché ci sono tante persone che hanno comprato come noi questo titolo appunto nell'area già di 14, 14,50, quindi di fatto sono ad un livello molto simile ai prezzi attuali, appena un dollaro al di sotto delle quotazioni, però siccome ci sono anche persone che hanno poi comprato il titolo più in alto, abbiamo voluto fare uno speciale per capire appunto cosa sta succedendo, come mai il titolo è sceso e soprattutto se possiamo fidarci a mantenere in portafoglio ancora oggi questa azione. Marco mi chiede se è tutto ok, se è successo qualcosa, un po' la voce è bassa. No, semplicemente che siamo nei nuovi uffici, quindi non vorrei farci subito riconoscere dalle persone che sono qui attorno a noi, quindi tengo la voce un po' bassa e un po' anche la voce bassa dovuta al fatto che dopo Rimini appunto abbiamo davvero parlato con tante persone e quindi insomma ci siamo anche un po' stancati, quindi la voce chiaramente ne ha subito. Bene, andiamo quindi a vedere un pochettino. Il titolo, come dicevamo, è sceso sotto il livello di 14, facendo un po', diciamo, tra virgolette, spaventare tutte le persone che lo hanno in portafoglio, perché chiaramente quando un'azione scende
a dei livelli particolarmente bassi. In questo caso stiamo raggiungendo dei livelli che abbiamo visto nella crisi del 2008-2009, vedete. Intanto andiamo a vedere un po' quello che è stata la storia di questo titolo. Ecco. Qui vediamo che, insomma, i prezzi minimi del titolo li possiamo vedere ancora più bassi rispetto al prezzo di oggi, che vediamo intorno ai 13,19 €. Vediamo che il punto più basso toccato dal titolo Cominar è stato a marzo del 2006, no, scusate, a marzo, sì, del 2009, e il prezzo era di $11,50 canadesi, quindi ancora non siamo sui minimi storici, ma sicuramente i prezzi sono molto 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 bassi. Allora, come detto prima, facciamo una velocissima analisi di quello che è l'attività che questi signori fanno. Cominar è un fondo real estate, quindi un trust del real estate, e questo significa sostanzialmente che appunto gestiscono delle proprietà immobiliari, e nella fattispecie, come dice la descrizione qui presente su Google Finance, Cominar è il terzo proprietario in termini proprio di quantità di unità da affittare in Canada, quindi conta davvero un numero grandissimo di uffici. Siamo circa a 570 proprietà, le quali includono appunto 140 proprio oh, 140 palazzi dove all'interno sono presenti degli uffici. Andiamo a vedere perché questo investimento, a mio avviso, rimane ancora un investimento interessante, e per farlo andiamo a vedere un pochettino i dati sull'economia canadese. Allora, c'è Antonio che chiede: le proprietà sono loro? Sì, assolutamente, come si può andare poi a vedere appunto dai bilanci, sono tutte proprietà di loro proprietà. Scusate il gioco di parole. Allora, se noi andiamo per esempio su questo sito molto interessante, che si chiama appunto countryeconomy.com. Questo sito è un sito molto, molto bello, perché ci dà tutti quelli che sono i dati dei principali paesi, di tutti i paesi del mondo. Quindi in questo caso, per esempio, cominciamo a vedere il rating del Canada, stilato dalle più famose compagnie di rating, che sono Moody's, S&P e Fitch. Ecco che vediamo in questo caso che, se scorriamo, andiamo alla ricerca appunto del Canada. Allora, lo vediamo subito. Un attimo che lo cerco, che non lo trovo più. Eccolo qua. Vediamo che il rating del Canada è una tripla A. Vediamo che, pari al Canada nel mondo, abbiamo solamente Australia, Svizzera, poi possiamo andare alla ricerca ancora, neanche addirittura l'America ha tutti e tre i rating AAA, come vediamo qui, e Germania. Quindi, insomma, a livello macroeconomico, diciamo che il Canada è sicuramente uno dei primi stati al mondo in termini di solidità. Infatti vediamo che anche la Danimarca ha un rating AAA. Scorriamo la nostra lista, troviamo come rating AAA il Lussemburgo, anche Olanda, Norvegia, e solamente per quanto riguarda il giudizio di Moody's abbiamo anche la Nuova Zelanda. Quindi, insomma, dal punto di poi abbiamo la Svezia, Singapore, sempre con AAA, e basta. Quindi, insomma, questa società ha delle proprietà immobiliari, opera in uno degli stati più
più solidi e più rispettati al mondo. Quindi da questo punto di vista, questo è uno dei motivi per cui, insomma, sicuramente possiamo pensare che questo possa essere effettivamente un buon investimento. Ecco, se voi provate a immaginare quando si va ad investire su un REIT come questo, appunto come Cominar, di fatto l'obiettivo è lo stesso che si ha quando si vuole comprare una casa, quindi sostanzialmente investire nel mattone per ottenere una rendita. Ecco esattamente il motivo che ci ha spinto noi nell'ottobre 2015 a fare questo tipo di investimento. Ora, la situazione a livello macroeconomica in questo stato è assolutamente solida, come appunto ci fanno notare le più grandi società di rating al mondo. Quindi, dal punto di vista del dove comprare la nostra casa, abbiamo scelto sicuramente uno degli stati migliori al mondo. Andiamo a vedere anche altri dati. In questo caso andiamo a vedere il tasso di disoccupazione, eccolo qua, e vediamo che il tasso di disoccupazione in Canada è intorno al 6,5%, confrontato con dati come quello dell'Italia, dove abbiamo un 11,7%, piuttosto che un tasso di disoccupazione come quello della Spagna al 18%. Un tasso di disoccupazione della Francia al 10%, insomma, io direi che i risultati del Canada, proprio dal punto di vista anche qui macro, sono davvero molto, molto interessanti. Non ci accontentiamo però, e poi rispondo alle vostre domande, dato che ne state già facendo parecchie. Andiamo avanti, perché in questo caso andiamo a vedere quanto è il debito dello Stato in questo caso. Qui vediamo per esempio che l'Italia ha un debito pari al 132% del proprio PIL, quindi vuol dire che sostanzialmente sta usando la leva finanziaria, ha più debiti rispetto al capitale proprio. Se andiamo a vedere il Canada, anche in questo caso vado a scorrere il nostro elenco di stati. Come vedete, ci sono proprio tutti gli stati al mondo. Anzi, io vi invito anche a visitarlo questo sito, perché davvero si trovano informazioni molto, molto interessanti. So che già tanti di voi stanno prendendo appunti. Però guardate qui, abbiamo un Canada che ha un debito rispetto al proprio PIL del 92%, il che vuol dire che il Canada ha più soldi propri rispetto ai soldi presi in prestito, ok? Quindi molto molto interessante come situazione. Un altro elemento per andare a vedere se abbiamo di fronte a noi uno stato in difficoltà piuttosto che uno stato florido è il tasso di interesse che pagano appunto i bond governativi a 10 anni. In questo caso, se noi andiamo a vedere che cosa si trova, beh, chiaramente più è alto il rendimento che hanno dei bond statali a 10 anni, più il rischio del paese è alto, perché chiaramente se c'è uno stato particolarmente rischioso che chiede soldi in prestito, chiaramente per ottenere questi soldi in prestito deve pagare un premio maggiore, ok? Esattamente come quando si fa un'assicurazione dell'auto, ovvero se voi fate un'assicurazione dell'auto e siete particolarmente giovani e l'auto è particolarmente appetibile per i furti da parte dei ladri, chiaramente il rischio per la compagnia che vi assicura aumenta e di conseguenza anche il premio che voi dovrete pagare aumenta. Andiamo a vedere in questo caso che cosa succede. Abbiamo per esempio un'Italia che paga un tasso di interesse del 2,12. Abbiamo un United States addirittura che paga il 2,25. Una Germania chiaramente che essendo
il più forte, il più solido stato all'interno dell'Europa allo 0,37 e il Canada all'1,47. Quindi abbiamo comunque una situazione assolutamente sotto controllo e comunque un tasso di interesse inferiore a quello dell'Italia, che denota anche in questo caso una solidità maggiore rispetto appunto al nostro stato. Guardate la Svizzera dove io vivo e da queste cose poi si capisce il motivo per cui tante persone decidono di andare a vivere. In questo caso addirittura il tasso è negativo. Perché questo? Perché se sostanzialmente noi vogliamo mettere i nostri soldi in Svizzera, per dire vogliamo mettere i nostri 100 euro in Svizzera, e vogliamo parcheggiarli e consegnarli allo Stato svizzero in modo tale che poi ce li possa ridare, lo Stato svizzero ci dice: caro Luca, io te li tengo, però siccome sono lo Stato più sicuro al mondo, sicuramente te ne do di meno, perché il mio rischio è talmente basso che addirittura non ti pago un premio, ma addirittura mi tengo io dei soldi. Ok? Quindi in questo caso, quello che abbiamo fatto adesso che cos'è? È un'analisi dal punto di vista macroeconomico del Canada, che è chiaramente lo stato dove opera Cominar, per capire se dal punto di vista macroeconomico possiamo stare tranquilli oppure no. E come abbiamo visto, dal punto di vista macroeconomico possiamo stare tranquilli. Perché è sceso così tanto il titolo? Beh, il titolo è sceso così tanto perché l'economia canadese è molto collegata all'andamento del petrolio. Infatti, se vediamo il grafico di lungo termine del nostro petrolio, è molto simile appunto all'andamento. Guardate, se questo vi faccio vedere, appunto, questo è il 2009, dove il prezzo del petrolio è crollato da oltre 140 dollari al barile. Ha avuto un minimo sotto i 40 dollari al barile. Ecco qua. Se andiamo a vedere il grafico appunto delle Cominar, vediamo che l'andamento è molto 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 simile. In questo caso, quindi, dal punto di vista tecnico, vediamo che il petrolio con buone probabilità si sta riprendendo. Abbiamo un interessante testa e spalle che dovrebbe proiettare nei prossimi mesi i prezzi al di sopra di questa linea del collo che è posizionata appena sopra il livello di 50 dollari al barile, e se i prezzi chiuderanno al di sopra di questo livello e avranno la forza di rimanere qui, diciamo che il periodo negativo del petrolio dovrebbe quantomeno essere passato. Anche perché dal punto di vista dell'analisi tecnica vediamo che abbiamo comunque dei target posizionati su delle trend line superiori che sono ben più alti rispetto ai prezzi attuali. Ok, vediamo se ci sono qualche domanda prima di passare la parola anche a Riccardo. Allora, vediamo un po'. Francesca mi dice che ha comprato i titoli a 17,20 e chiaramente a 17,20 il titolo ha perso da quel livello parecchio, quindi chiaramente in questo momento c'è un po' di sofferenza nel tuo caso. C'è da dire poi appunto che tante persone hanno comprato questo titolo in leva proprio per sfruttare appunto il differenziale di tasso che c'è tra quello che si paga in overnight e il tasso di interesse che si incassa dal dividendo, e di conseguenza la perdita chiaramente non è in conto capitale. È più alta dovuta al fatto appunto che ci si è esposti anche di più. Allora, vediamo un pochettino. Gabriele mi dice: nel futuro ho letto che le persone non avranno più bisogno di andare a lavorare in ufficio, ma lavoreranno da casa. Questo potrebbe essere un male per Cominar. Beh, Gabriele, è sicuramente una visione interessante, però a mio avviso un po' troppo a lungo termine per
per questo tipo di investimento che stiamo facendo. Federico mi chiede: se si procedesse con l'acquisto, si potrebbe usare un CFD con IG o è sconsigliabile? No, è molto interessante fare questa operazione con IG proprio perché è possibile utilizzare l'effetto leva. Ok? Quindi nel caso in cui si voglia appunto utilizzare l'effetto leva e con, per esempio, se si hanno 10.000 euro sul conto, in IG si possono prendere 30-40 mila euro di titoli e chiaramente incasseremo il dividendo su 30-40 mila euro di titoli e comincia a diventare una rendita mensile davvero molto molto interessante. Allora, vediamo un pochettino. Luciano mi chiede: sì, ma il calo di redditività di Cominer non l'ho capita questa, non l'ho assolutamente capita. Vediamo un po'. Andrea ci chiede l'Ichimoku di Cominer, però in questo caso, ragazzi, l'Ichimoku c'è poco da dire. Questo titolo sta scendendo, quindi sicuramente. Però dopo, casomai, con Riccardo lo vediamo. Allora, beh, Francesca mi dice che ha preso le azioni e non i CFD, quindi molto meglio. Beh, chiaramente con le azioni non si paga nemmeno il funding, quindi non c'è problema. Allora, beh, chiaramente Luciano, la redditività sta calando. Se la redditività fosse cresciuta, il titolo non sarebbe sceso. Quindi sicuramente la situazione al momento non è delle migliori per questo titolo, altrimenti invece di scendere sarebbe salito. Però chiaramente gli affari si fanno nel momento in cui scorre il sangue per le strade, quindi questo è uno dei momenti in assoluto migliori per fare questo tipo di operazione. Marco chiede: qual è il dividendo su 30-40 mila euro? Beh, è facile da fare perché devi calcolare. Facciamo finta per comodità di fare un investimento di 100.000. Su 100.000, l'11% all'anno sono 11.000 euro all'anno di dividendi, il che vuol dire sostanzialmente, se andiamo a prendere una potentissima calcolatrice, eccola qui, che 11.000 euro diviso 12, che sono i mesi all'anno, sono 916 euro al mese di rendimento. Ok? Quindi su 40.000 facciamo per comodità 50.000, facciamo diviso 2 e troviamo un rendimento di 458 euro al mese. Ok? Poi, per tutti quelli che mi stanno facendo domande riguardo quante ne comprerei, che margine utilizzerei, che leva utilizzerei, queste sono domande difficilissime da rispondere in un webinar così informativo, perché io posso dirvi quello che farei io, ma non conoscendo nello specifico la vostra situazione finanziaria, non posso assolutamente darvi un consiglio, ok? Quindi, chiaramente queste sono cose che dobbiamo vedere o in privato oppure dovete vedere voi da soli, ok? Antonio giustamente mi dice anche di avvisare che bisogna stare attenti alle perdite perché chiaramente nel momento in cui si vanno a comprare dei titoli in leva, chiaramente se facciamo un'operazione in leva 2, un eventuale ribasso del 10% del titolo diventa per noi un ribasso del 20%, chiaramente, però questo sono argomenti che abbiamo già visto diverse volte. Ok? Davide mi chiede: come faccio a capire quante azioni posso acquistare con il mio budget, cioè quanto vale ogni lotto acquistato? Allora, Davide, con le azioni è molto semplice. Perché, per esempio, se tu hai in questo caso, facciamo finta che tu voglia investire l'equivalente di 10.000 euro, ok?
10.000 euro, dobbiamo prima di tutto calcolare quanti dollari canadesi sono, ok? Quindi come facciamo? Beh, molto semplice. Andiamo a prendere il cambio Eurocad, ok? Eurocad. Eurocad, vediamo che in questo momento è 1,51, ok? Il che significa che con un euro ci viene dato un dollaro canadese, 51, ok? Per renderlo ancora più semplice, andiamo su un convertitore valuta. Eccolo qua. Vediamo, convertitore di valuta. Qui mettiamo gli euro e qui mettiamo il dollaro canadese. Dov'è, dov'è, dov'è? Più su, più su, più su, più su, più su, più su, Canadian dollar. Eccolo qua. Quindi 10.000 euro sono 15.169 dollari canadesi. Allora, quindi come facciamo? Dobbiamo 15.000. Per comodità facciamo 15.000 dollari canadesi, andiamo a dividere questa cifra per il prezzo a cui compriamo l'azione, quindi 13,19. In questo caso, per investire, per comprare 10.000 euro, scusate, sì, 10.000 euro di azioni Cominar, ne compreremo 15.000 dollari canadesi, ovvero 1.137 azioni, ok? È abbastanza semplice questo ragionamento. La cosa però, appunto, io non vorrei adesso entrare troppo nello specifico perché dobbiamo parlare anche di trading, di forex e di tutte le cose che ha preparato per noi Riccardo, perché tutte queste cose, i calcoli su quante azioni comprare, eccetera, li trovate tranquillamente su investire.biz. Perché ne abbiamo, è dal 2015 che parliamo di questo titolo. Se voi scrivete Cominar nel motore di ricerca appunto di investire.biz, trovate tutta una serie di articoli che ne parlano. Ok? Bene, 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 bene. Ok. Una cosa interessante che abbiamo visto, appunto, ho fatto un articolo proprio negli scorsi giorni, potrebbe essere quello di fare un piano di accumulo. Perché? Perché così non avremmo il problema se noi facciamo un piano di accumulo, sappiamo che anche qualora il prezzo dovesse scendere, chiaramente abbiamo comunque dei riacquisti programmati, di conseguenza, anche se il titolo scende, possiamo riacquistare il titolo più in basso. Ok? Detto questo, appunto, c'è un articolo poi con tanti commenti sotto proprio mio, piano di accumulo su Cominar, quanto rende, vi posso mandare il link direttamente così che possiate guardarvelo. Ok, a questo punto io direi che posso passare la parola, vediamo se ci sono altre domande, però. Sì, adesso infatti passiamo la parola in particolare a Riccardo che ci guiderà all'interno di tutto quello che sta succedendo sui mercati finanziari. Ecco qua, benvenuto Riccardo. Allora, un attimo, io che mi sposto perché sposto, abbiamo un po' di un ritorno po' di di audio. audio. Allora, innanzitutto saluto tutti e voglio capire un attimo se avete il mio audio e il mio video in maniera corretta. Detto questo, Un attimo che te lo passo. ok. Detto Scusate, ma questo. siccome siamo in uffici nuovi che chiaramente non conosciamo molto bene, anzi non conosciamo per niente, oggi ci stiamo proprio, abbiamo usato la giornata di oggi per ambientarci un pochettino. Quindi in questo momento io, per esempio, mi sto spostando in un altro ufficio. E sì, però sembra che internet regga, quindi perfetto. Un attimo, Riccardo, che ti passo tutto
tutto quanto, il ruolo di relatore, così dovremmo vedere a breve il tuo schermo. Perfetto, ottimo, lo vediamo. Ottimo, perfetto. Voglio chiedere se l'audio è ok, così possiamo subito iniziare. Sì, è ok, si sente tutto, Riccardo, perfetto. Ok, ottimo. Poi vedo anche dai feedback degli utenti connessi che siamo a posto. Probabilmente prima rimbombava anche perché eravamo qui molto molto vicini. Detto questo, possiamo passare a diversi strumenti. Io Vedo direi di che... partire dall'euro-dollaro perché mi devo togliere Assolutamente. qualche sassolino dalla scarpa, visto che l'ho proprio azzeccata bene. Sembra che la mia analisi che avevo fatto su investire.biz l'ho azzeccata bene. Adesso andiamo a vederlo subito. Eccolo qui. Beh, sì, esattamente, Luca. Hai proprio azzeccato la tua analisi. Infatti, i prezzi ora si trovano in area 1,1230. Oggi abbiamo visto un massimo intorno all'area 1264, 1270. Questo era anche un target dato da Ichimoku. Poi andiamo a vederlo. Comunque, la situazione qui è molto semplice. Da questo punto, che è 1,0585, intorno a quest'area qui, i prezzi hanno iniziato a salire vertiginosamente. Poi sono saliti veramente molto bene e anche insieme a tutti quelli che mi seguono sulle sessioni di trading con Ichimoku abbiamo analizzato a fondo lo strumento e siamo entrati in posizione dopo questo rimbalzo su questo supporto che a mio avviso era molto interessante. Si è formata questa candela di indecisione e poi vediamo che da qui i prezzi sono saliti veramente molto. Io ho fatto male e ho chiuso qui in area. Se non ricordo male, a 1,11 ho chiuso in quanto avevo visto una possibile pausa anche grazie alla segnalazione di Ichimoku, potevo chiudere parte della posizione e lasciar correre, infatti vediamo che i prezzi stanno proseguendo molto bene a rialzo. Ora, per chi è in posizione ovviamente si starà chiedendo ma fino a dove possono arrivare i prezzi e magari anche in quanto tempo, invece per tutte le persone che non sono riuscite a entrare in posizione o i miei segnali, o comunque anche dall'analisi che aveva fatto Luca, veramente molto interessante. Poi, Luca, se vuoi inoltrare l'articolo a tutti gli utenti per fargli capire di che cosa stiamo Sì, parlando. lo vado a cercare subito, sì. Detto questo, comunque, andiamo a vedere quali possono essere i target finali. Diciamo che siamo arrivati in un punto estremamente ampio, estremamente alto, scusate. Io, se fossi ancora in posizione, starei molto attento a diversi punti. Innanzitutto, adesso ho anche messo Ichimoku nel grafico, possiamo vedere che io ho dei target ben precisi. Uno è il prossimo, quindi è in area 1.126 e l'altro in area 1.14. 14.30. Quindi di spazio sembra essercene ancora. Ovviamente bisognerà attendere la rottura di questo punto che a mio avviso è interessante per pensare di entrare nuovamente in posizione. Ovviamente bisogna calcolare anche i rapporti di rendimento e se vogliamo entrare in maniera con dei rapporti di rendimento più interessanti possiamo magari anche attendere un ritracciamento che magari potrebbe arrivare sino in zona qui area 1 e 117. Questa, a mio avviso, potrebbe essere una zona interessante per ritrovare nuove impostazioni al rialzo. Poi giovedì alla sessione magari vedremo anche qualcosa in particolare, ma ora per farla veloce diciamo che questo punto è, a mio avviso, un punto interessante per poter riprovare un rialzo, quindi area 1.11.60. Detto questo, Luca, tu sei ancora in posizione o hai deciso di uscire? Ovviamente poi noi eravamo molto molto impegnati con la fiera di Rimini, quindi io personalmente per evitare lo stress mentale e quant'altro ho deciso di chiudere le mie posizioni nel conto Guarda, reale. io ne ho tenuta solo una parte della posizione, ma come ho scritto nell'articolo che ho già mandato a tutti, ho un target a 1,13, di conseguenza fino a 1,13 la seconda parte la voglio tenere. Ecco, Bene, quindi quindi sì, abbiamo sì. una visione abbastanza simile dello strumento in questione. Esatto, E esattamente. detto questo, quindi
sarà il tempo a vedere, a dirti cosa, come Ecco, si. tra l'altro volevo approfittarne per dire a tutti che siccome da oggi finalmente il nostro Riccardino è a tempo pieno davanti ai grafici e potrà fare trading tutto il giorno, e appunto da domani riprenderanno le videoanalisi mattutine che tanto piacevano ai nostri amici di investire.biz proprio perché le farà Riccardo. E quindi insomma, se vuoi magari, e ricordo anche che appunto a breve ci sarà, Riccardo, se magari vai sulla parte del Assolutamente. calendario eventi di investire.biz, vi ricordo che verrà riproposto proprio il corso su Ichimoku con Riccardo, che a questo punto diventa proprio una pedina fondamentale per investire.biz, quindi avrete modo di avere anche la possibilità di rifare questo corso che era già stato proposto, ma siccome a Rimini abbiamo avuto tante richieste di rifarlo da tanti utenti anche nuovi, appunto Riccardo lo rifarà e insomma poi ci sono degli sconti per chi l'ha già fatto, insomma andate a vedere il calendario eventi dove trovate tutto quanto. Continuano ovviamente le sessioni di Riccardo Trading con Ichimoku, che è uno dei servizi più amati in assoluto tra tutti i servizi premium, quindi non cambia niente se non che Riccardo, essendo che finalmente a tempo pieno può dedicarsi alla sua grande passione che è il trading online, farà anche tanti articoli gratuiti su investire.biz dando degli spunti operativi anche alle persone che non sono abbonate al suo servizio o non hanno fatto il corso. Quindi, oltre a dare una mano a me su tutta la parte degli investimenti in azioni, darà anche una mano a voi. Quindi, mi raccomando, se avete anche qualche domanda, potete scrivere tranquillamente e insomma, probabilmente ci sarà anche modo di poter interagire con Riccardo. Proprio perché a noi serviva una figura come lui, esperta di trading, per gestire un po' i nostri interessi. Quindi ci farà piacere anche se sarà di utilità a tutte le persone che seguono il sito. Bene, 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 bene. beh, Luca, ti ringrazio per tutto quanto. Ricordiamo anche che ci sarà un evento a Bologna dove sarò presente io ed Enrico Lanatti, parleremo di molte cose, tra le quali Ichimoku, e proprio anche per questo motivo e soprattutto anche per tutte le persone che hanno chiesto di rifare nuovamente il corso, allora poi lo riproporremo. Ovviamente chi l'ha già fatto avrà delle considerevoli promozioni. Giustamente, e anche chi Esatto. parteciperà poi alla giornata di Bologna verrà fatto dello sconto per ovviamente il corso che verrà fatto successivamente il 21 giugno, quindi un po' più in là. Esatto, La esatto, giornata, esatto. Vai, sì, vai, vai. vai pure, Luca. No, 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 vai. La giornata è il 9 giugno, si tratta di a Bologna. Detto questo, Ho Luca, appena ti voglio mandato il ringraziare. link a tutti, ho appena mandato il link Bravo, a tutti. perfetto, perfetto, perfetto. Beh, allora, detto questo, non dilunghiamoci oltre su questo argomento, magari passiamo anche a qualche altro strumento che oggi sono andato a guardare. Prima di Vai. passare agli indici, andiamo su qualche cambio. Direi di iniziare, ovviamente poi voi fate le vostre proposte, se ci rimane del tempo andiamo a vederlo. Andiamo a vederle. Detto questo, però iniziamo prima di tutto da che cosa? Iniziamo da AUD USD. In quanto ho fatto una mia analisi e di conseguenza andiamo a vedere quali potrebbero essere le opportunità e cosa potrebbe succedere nel prossimo periodo. Allora, partendo da un'analisi prettamente tecnica, che cosa possiamo vedere? Possiamo vedere che il prezzo, allora innanzitutto prima di partire da un grafico giornaliero, direi di partire da distanza. Quindi partiamo da un time frame mensile e vediamo che cosa sta accadendo. Allora, le linee nere sono delle semplici trend line, le linee blu sono dei supporti e delle resistenze dolenti.
Abbiamo già ripetuto diverse volte, qui si può vedere tranquillamente che i prezzi sono incanalati tra l'area di 0,7750 all'area di 0,72, veramente da molto molto molto. Quindi nel lungo termine qui siamo in lateralità, ma se scaliamo di time frame riusciamo a vedere delle cose anche più interessanti, volendo, non sul settimanale ma bensì sul giornaliero. Qui sono andato a tracciare quindi degli spunti alquanto interessanti a mio avviso, questo canale ribassista, ad esempio, o comunque la trend line, questa trend line che ha tenuto fino a ieri il prezzo al di sotto di essa. Quindi cosa sta accadendo qui? Sembra che nella giornata di oggi i prezzi abbiano rotto questa trend line. Ovviamente per cercare di sfruttare al meglio questo tipo di occasione andiamo a zoomare un po' e andiamo a vedere cosa sta accadendo. Dovremo sicuramente attendere la giornata di domani per capire se il prezzo ha rotto definitivamente, quindi questa trend line. Detto questo, però, ho disegnato anche due linee orizzontali, quelle che vedete in rosso. Queste sono molto interessanti in quanto all'interno di questa fascia possiamo vedere che ci sono anche diverse ombre. Ho preso in considerazione assolutamente questo livello, ma penso che il livello più interessante da prendere in considerazione, a mio avviso, è quello di 0,7490. Chi mi segue sa bene perché sulle sessioni di trading con Ichimoku, ma lo possiamo vedere benissimo anche qui. L'area di 0,7490 viene sentita molto dal prezzo. Quindi io direi che una volta che i prezzi hanno rotto questo punto, magari su un retest si può pensare ad un possibile trade rialzista. Se andiamo indietro nel tempo possiamo vedere come questo punto ha funzionato diverse volte. E di conseguenza io lo ritengo molto valido, abbiamo già operato su questo punto durante le sessioni, comunque in quest'ultimo periodo. Detto questo, attenderò una rottura per portarmi con un trade al rialzo su questo strumento. Sono andato a vedere anche la stagionalità e ve lo dico senza che, oppure andiamo a dargli un'occhiata, è mediamente rialzista su questo strumento. Vediamo se ce l'ho già selezionata. Esattamente, siamo alla settimana 21, vediamo che più o meno su quasi tutti i time frame c'è una stagionalità mediamente rialzista. Questo però non ci basta, infatti andiamo a studiare il lato tecnico come abbiamo appena fatto. Una volta avute le conferme, allora si può pensare di andare a rialzo con delle buone probabilità di successo. E il target quale potrebbe essere? La parte alta di questo Allora, il canale in target, U? beh, allora, esattamente, il target finale a mio avviso è assolutamente 0,77, massimo 0,7750. Poi però bisogna andare anche a capire come si comporta il prezzo vicino ad altre aree calde che possiamo vedere come ad esempio, può essere questa qui. Bella quella lì, questa è proprio una zona molto bella. Guarda il passaggio a inizio marzo e intorno al 16 di marzo vediamo proprio, esatto, bravissimo, proprio dei passaggi con dei candeloni che, ah guarda, anche a inizio febbraio si vede proprio esatto, questi, proprio quella è un'area molto importante, bisognerà vedere di come reagiscono, reagiranno i prezzi perché è davvero, davvero sarà tosta superare quel livello, eh. Però se supererà quel livello, la fascia alta del canale blu potrebbe essere tranquillamente poi sorpassata. Quindi molto, se ci sono buone probabilità che siamo vicini a un movimento veramente molto importante. Esattamente, quindi l'operatività in base tecnica l'abbiamo vista ed è a mio avviso abbastanza semplice. Dopo è soggettiva l'entrata se con ordini buy stop oppure ordini pendenti una volta rotto sì, buy limit, esattamente. Quindi staremo a vedere. Poi alla sessione approfondiamo anche l'entrata, ovviamente. Analizziamo l'entrata con Ichimoku per capire se anche da quel fronte abbiamo segnali positivi per quanto riguarda quindi l'acquisto. Bene, bene, Beh, bene, bene. direi che comunque per quanto riguarda questo strumento abbiamo analizzato tutto nel dettaglio. Ovviamente lo stop andrà a
posizionarsi magari al di sotto di questa fascia interessante che abbiamo selezionato, oppure al ritorno all'interno del canale. Comunque poi saremo sempre aggiornati sul sito, ovviamente con video analisi come vi ha spiegato prima Luca, e con altri spunti interessanti. Bene, bene, bene. Poi cosa hai preparato per noi, Riccardo? Facci vedere cosa hai fatto nella tua prima giornata di lavoro in mezzo al Mediterraneo. Allora, quindi andiamo a vedere altre cose. Abbiamo visto quindi euro-dollaro e euro-USD. Raccontaci un po' quali sono le tue impressioni qua dell'isola di Malta, velocemente, prima di passare... Sì, andiamo a spiegarlo. Beh, innanzitutto è una città fantastica, è il mio primo giorno qui, anzi diciamo secondo, il mio primo giorno di lavoro però. La città è veramente molto molto bella, un clima fantastico, già adesso ci sono veramente molti turisti, quindi è molto 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 movimentata, il centro di Valletta è fantastico e poi comunque ci sono anche altre città lì vicino molto molto belle. Io per ora alloggio a Sliema, che è una città estremamente turistica, e poi mi sposterò su un'altra abitazione vicino alla Valletta per raggiungere, ovviamente, lavoro a piedi, così non serve più macchine. Ma senti, c'è Claudio che chiede, no, c'è Andrea che chiede se c'è gnocca. Te lo lascio dire a te. Per questi due giorni direi che il feedback resta positivo, poi ci aggiorneremo anche su quello. Siamo rialzisti. Siamo rialzisti. No, dovete sapere che qui c'è una presenza molto importante di ragazze del Nord Europa per via della forte presenza di casinò online, appunto, del Nord Europa che hanno la loro sede qui. Quindi davvero... quel tipo di materia prima non manca, dai, diciamo così. Dai, andiamo avanti con le analisi. Certo. Comunque, ho letto una domanda di Edda, chiede: ma a che prezzo acquistereste? Beh, come appena spiegato, il livello di 0,7490 una volta rotto è sicuramente molto interessante per impostare un ordine pendente, quindi 0,7490, 0,75 direi che è un punto molto interessante. Detto questo, passiamo anche a altri strumenti. Prima di passare all'S&P 500, Gabriel mi informa di fare un salto a Paysville, dove ci sono, insomma, le altre. Non preoccuparti, Gabriel, che sono già informato su questo e sicuramente poi andrò a farci un giro. Benissimo. Quindi andiamo a vedere l'S&P 500. Vado a prendere il mio piano di lavoro sull'S&P 500. Ok, eccolo qui. Qui possiamo pensare che siamo molto alti, come possiamo vedere magari anche da un trend, da un time frame mensile, qui siamo sui massimi storici. Andiamo però a scalare di time frame, che cosa vediamo? Beh, innanzitutto qui guardate che cosa è successo. Io ho intravisto questo canale ribassista diverso tempo fa. I prezzi poi con le elezioni francesi hanno aperto un gap up sopra qui e inizialmente sono saliti, poi hanno fatto un bellissimo ritracciamento che ha toccato proprio questo punto qui, quindi veramente molto interessante. Da qui poi abbiamo visto questa candela di indecisione e adesso stiamo continuando verso l'alto. Questo per dire che a mio avviso la forza su questo strumento non è finita, bisogna stare però attenti alla stagionalità che, come sappiamo, in questo periodo è prevalentemente ribassista, quindi acquistare adesso ovviamente è un po' tardi, ma possiamo andare a trovare delle zone interessanti. Bene. Più o meno su queste zone qui le possiamo vedere, su questo gap qui, oppure su questa parte qui, un attimo che guardo con precisione qual è il punto, quindi area 2356, direi che è un ottimo spunto operativo per impostare operazioni rialziste. Poi se guardiamo più nel lungo termine
pensiamo a un possibile ritracciamento dei prezzi, sappiamo che comunque abbiamo dei supporti dinamici che troviamo qui, quindi buon ritracciamento su questa trend line è anch'esso probabile. Ovviamente poi bisognerà andare a studiare giorno per giorno come si comportano i prezzi, analizzare magari anche degli eventi macroeconomici nei prossimi giorni. Vi assicuro che faremo anche quello, in modo tale da avere più informazioni possibili sia sul lato tecnico sia sul lato macroeconomico. Detto questo, i supporti, come appena detto, sono qui intorno all'area 2270-2300. Altrimenti, se dovesse veramente venire giù forte, ci troveremo in area 2109, dove qui veramente ci sono dei supporti che sono estremamente interessanti. Per quanto riguarda la stagionalità, l'abbiamo appena detto, è prevalentemente ribassista, anche se un po' indecisa sull'S&P 500, visto che negli ultimi anni è stato il migliore indice in assoluto. Detto Bene, questo, la bene, forza bene. non è finita, a mio avviso, né per l'S&P 500, nel lungo termine sto intendendo, né per l'S&P 500, ma diciamo che anche nel nostro bell'indice Italy 40 non si sta comportando male negli ultimi tempi, sta mostrando più forza di altri indici. Quindi, perché no? Andiamo a vederlo e andiamo a capire che cosa sta accadendo qui. Ora ho selezionato un grafico Ichimoku. Detto questo, io ancora tempo fa avevo intravisto questi target, sempre grazie a Ichimoku. Non so se te lo ricordi, Luca, a uno degli Certo. ultimi webinar avevo quindi intravisto sia target dei 20.700 sia quello di 21.137. Qui è vero che i prezzi sono saliti molto e che siamo in fase di stagionalità ribassista, ma non c'è nessun motivo per posizionarsi al ribasso. Ovviamente anche per posizionarsi al rialzo è un pochino tardi. Detto questo, si può tranquillamente attendere magari uno storno dei prezzi sull'area di su questo supporto dinamico che su questa trend line qui. Attendiamo di vedere quindi come si comportano i prezzi e poi se questa trend line risponde bene si può tranquillamente, a mio avviso, pensare a una possibile operatività rialzista. Per chi segue Ichimoku sa anche che la linea Kijun, che è la linea blu in questione, funziona molte volte da supporto o da resistenza. Quindi abbiamo le informazioni principali, la linea Kijun, ma anche la trend line rialzista in questo caso, e ovviamente anche la nuvola nei prossimi periodi rialzisti. Quindi, come appena detto, di short almeno per ora non se ne parla. C'è il nostro Marco di Vita collegato, dice che gli storni cominceranno a inizio giugno. Vedremo. Lui sicuro è Vedremo. stato uno Quindi dei più bravi a cavalcare questo rialzo perché se lo aspettava. Adesso vediamo, vediamo se ha ragione anche questa volta. esattamente. Infatti, come ho detto, non escludo i ribassi nel prossimo periodo, come prevede la stagionalità, questa sarà il mio punto chiave, questa trend line. Una volta rotta, allora lì sì, si può pensare a uno storno magari anche più importante che porti i prezzi sotto l'area di 20.000 per arrivare anche magari fino a 19.500. Comunque anche questo dovremo vederlo col tempo. Per quanto riguarda l'indice italiano, direi che abbiamo concluso e possiamo usare altri strumenti. Nel frattempo, Ecco, qui sono petardi. i colpi che sentite sono semplicemente dovuti a dei petardi che scoppiano da tutto il giorno, non perché arrivano un tanto ma perché c'è una festa, qualcosa religiosa in una chiesa qua di fianco. Quindi c'è Alessio che ci chiede se è tutto ok, ma speriamo di sì. È tutto il giorno che qui ogni tanto cominciano e si sentono questi spari, quindi Sì, perché qui c'è sempre festa e quindi a quanto pare. esatto. Pensate che a Malta, sull'isola di Malta, ci sono 365 chiese, quindi una chiesa per ogni giorno dell'anno e ognuna di queste chiese fa una festa. Quindi potete immaginarvi che probabilmente qui c'è casino tutto l'anno. Esatto, quindi magari anche in qualche mia videoanalisi sentirà scoppiare qualche petardo Esatto, o cose del esatto, genere. esatto. Esattamente, esattamente. Bene, dai, abbiamo visto gli indici, quindi continua, diciamo, la striscia positiva, il sentiment positivo. Hai altre cose da farci vedere? Beh,
Assolutamente sì, direi di andare a vedere Euro-Yen, in quanto ho fatto l'intervento a Rimini su Euro-Yen e ovviamente dobbiamo andarlo a vedere. Non so chi Bene. era presente, ma ho dato uno spunto operativo su Euro-Yen. Quindi andiamo a vedere quello e poi ci salutiamo e ci sentiamo ovviamente domani qui sul sito. Quindi vado a prendere il piano tecnico e andiamo a fare due parole su questo. Ovviamente, cosa molto interessante, cos'è? Che quando inizieranno gli storni sull'indice italiano ci saranno sicuramente molte, moltissime aziende virtuose su cui investire e allora l'Induca tu ce le proporrai e noi saremo Esatto, lì e esatto, di cogliere esatto. questi spunti. Tenete presente che adesso Riccardo ce l'ho sotto la mia ala, quindi una delle cose che imparerà a fare benissimo saranno le analisi di bilancio, quindi anche Riccardo sarà in grado di calcolare il fair value dei titoli, quindi anche lui quando sarà il momento ci aiuterà a trovare le opportunità che poi appunto condivideremo con tutti quelli che vorranno su investire.biz. Assolutamente, anche perché le azioni mi piacciono molto e se poi avete voglia di andare a vedere sul sito, ho fatto già diversi Io articoli. invidio Riccardo perché a 24 anni veramente ha l'opportunità di diventare milionario nel giro di 10 anni, quindi complimenti. Lo spero. Ci proviamo. Bene, dai. Allora, adesso guardiamo Euro-Yen. Arrivi, che cosa ho detto? Restando su un'analisi tecnica, io ho fatto delle semplici considerazioni su un supporto statico, niente di più semplice. Dopo andiamo a vedere anche il piano di Ichimoku. Comunque, qui molto semplicemente i prezzi hanno rotto questo supporto e lo vediamo in maniera molto chiara. Vado a prendere il pennino per evidenziare nel dettaglio. Rotto il supporto, poi vediamo che, scusate, rotta questa resistenza che poi si è trasformata in supporto, come potete vedere, i prezzi sono rimbalzati veramente molte volte su questo supporto e dopo questa candela di indecisione, con chiusura al di sopra di questo massimo, ho deciso quindi di dare questo possibile spunto operativo. Chi mi ha seguito a Rimini ha capito anche bene come operare. Detto questo, per chi non è ancora in posizione, magari si può andare a vedere. Quando se è possibile rientrare e magari in che punto. Oggi i prezzi hanno fatto un massimo intorno poco più sopra di 125. Andiamo a scalare di time frame e a vedere se c'è altro di interessante. Comunque, la mia linea guida per quanto riguarda questo spunto è l'area di 123,50. Se i prezzi sul giornaliero dovessero chiudere al di sotto di questo livello con una discreta forza, ovviamente non sotto di 10 punti, ma con una discreta forza al di sotto di questo punto, allora andrò a ricalcolare la mia possibile operatività rialzista, perché io qui sì, come avete ben capito, sono rialzista, almeno per il momento. Bene, Andiamo a bene, vedere cosa bene. dice Ichimoku qui alla fiera. Che cosa avevo detto? Che se i prezzi avessero rotto la Kijun e anche questa candela fosse stata insomma rialzista con una discreta forza, avrei preso in considerazione una possibile operatività. Poi abbiamo avuto anche altri segnali, c'è stato Guarda che questo bel rimbalzo sulla tank spang bing bang bing che era finita. allora questa è la linea Kijun, Luca, quella blu, Ah, ok? ok, La la linea Kijun, tenga, scusate. ok? mi prendi sempre per il culo ogni volta. Esatto. Comunque, per chi segue Ichimoku, qui si può vedere che ha diversi fattori dalla propria parte. C'è stato questo incrocio, i prezzi hanno rimbalzato qui, la linea nera messa indietro nel tempo sta rimbalzando sul prezzo e come sapete funziona molte volte in questo modo. Quindi una possibilità rialzista ci sta tutta, anche a questi livelli, magari un po' più in basso se fa un altro rimbalzo sulla linea blu, senza ombra di dubbio. Non vado a impostare lo stop tramite Ichimoku, ma semplicemente, come ho spiegato prima, tramite il supporto tecnico che posso ovviamente andare a gestire nella maniera migliore nel giornaliero, perché come possiamo vedere qui su 4 ore, ad esempio, aveva rotto, però se andiamo a prendere il giornaliero vediamo che il supporto è stato rispettato benissimo. Quindi chiusura al di sotto sul giornaliero, vado a incassare un possibile stop.
Bene, 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 Detto bene. questo, Allora. questa analisi è conclusa e non c'è altro da aggiungere. Poi ci aggiorniamo per vedere anche come si comporta il prezzo, uno studio più approfondito delle candlestick per vedere se l'analisi continua al rialzo Bene. oppure se è meglio stare un po' più attenti e attendere nuovi spunti. Bene, io direi di andare sulla pagina dei servizi premium dove possiamo far vedere appunto la pagina relativa alla tua sessione, Riccardo, che come dicevo prima è tra le più apprezzate tra tutti i servizi premium di investire.biz. Anzi, vi mando, dato che ci sono tante persone, il link direttamente alla pagina del servizio di Riccardo, così che se volete potete approfittarne per abbonarvi. E dopodiché, se andiamo sul calendario appunto dei corsi e degli eventi, vi ricordo l'evento gratuito che ci sarà appunto il 9/06/2017, quindi il 9 giugno del 2017 a Bologna, appunto con la new entry ufficiale di investire.biz Riccardo Zago, che assieme ad Enrico Lanatti dedicherà una giornata al trading e nello specifico il trading su Ichimoku. Io direi che per oggi ci possiamo fermare qui. Riccardo, hai promesso a tutti che domani ripartono le videoanalisi, quindi mi raccomando, questa sera non andare a tampinare turiste, ma preparati perché vogliamo che tu faccia un bel figurone domani in apertura dei mercati. Va bene, dai, allora farò il bravo questa sera, tornerò presto, andrò a letto presto e domani allora ci vediamo qui su investire.biz, ci saranno molti contenuti e sono sempre a vostra disposizione per qualsiasi tipo di domanda e qualsiasi tipo di spunto. Vi Bene, saluto grazie. e vi auguro una buona serata, ciao a tutti! Anche da parte mia, buon trading a tutti. Ciao ciao, grazie per essere stati con noi.